La nuova traduzione delle Metamorfosi di Ovidio, a cura dell'insigne studioso italiano Guido Paduano, è stata presentata a Sulmona presso il Teatro Maria Caniglia. Il volume Ovidio, Le Metamorfosi per le edizioni Einaudi, rappresenta un lavoro di assoluta eccellenza e per questo la sua presentazione è stata un evento culturale di portata internazionale. L'animo mi spinge a cantare. Le forme mutate in nuovi corpi. Ispirate i miei progetti, dei che avete mutato anche quelli, e traete il filo del mio canto ininterrotto. Il volume è arricchito da un saggio introduttivo dello stesso Paduano che approfondisce il rapporto tra metamorfosi e morte, analizzando le varie tipologie di trasformazione raccontate da Ovidio. Inutile dire, le Metamorfosi sono un'opera sempre stata capitale nella cultura europea. Si è puntato, come credo si debba fare per qualunque traduzione, su una lingua affabile e appartenente al lessico e allo stile della cultura letteraria moderna. La traduzione di Guido Paduano, il commento di Galasso e l'apparato iconografico sono abbastanza sono importanti e innovativi, e quindi sono contento. E poi in particolare qui ho visto una città mobilitata, le scuole, tanti licei, quindi mi fa molto piacere che quando un libro arriva, insomma, la gente circola e entra nella vita delle persone, diciamo che il lavoro dell'editore sembra ben fatto, ecco. Oggi questa iniziativa viene fatta dalla Fondazione della Cassa del Risparmio, che vuole incominciare ad essere un ente istituzionale e non solo un ente di sponsorizzazione. Nel momento in cui c'è la ripresa, nel momento in cui si esce dalla pandemia, io penso che bisogna dare un'attenzione particolare alla cultura e dalla cultura partire per attivare meccanismi importanti per l'economia. È un evento straordinario per la nostra città, un evento voluto fortemente dalla Fondazione Carispac insieme a Einaudi e la casa editrice, in particolare la collana Millenni curata dal dottor Bersani. Quindi è un regalo e un dono che viene fatto alla nostra città, dove torna Ovidio nel suo massimo splendore attraverso la traduzione eccellente del professor Guido Paduano, che ha reso ancora moderna la presenza di Ovidio nel nostro territorio.